benvenuti ad un nuovo appuntamento con la voce del Consiglio, la trasmissione istituzionale a cura della redazione di RTV 38 che si occupa dei principali temi trattati dall'Assemblea Toscana. Cominciamo parlando del caso Keu, i rifiuti speciali smaltiti illecitamente al centro dell'inchiesta sulle infiltrazioni dell''ndrangheta in Toscana, al centro anche di un'interrogazione a cui in aula in Palazzo del Pegaso ha risposto l'assessora regionale all'ambiente Monia Monni, facendo il punto della situazione sul tema. La Regione si costituirà parte civile nel processo sullo smaltimento illecito del Keu, rifiuto speciale delle attività delle concerie, finito al centro dell'inchiesta sulle infiltrazioni dell''ndrangheta in Toscana. La conferma è arrivata dall'approvazione in Consiglio regionale di una mozione presentata dal Movimento 5 Stelle. L'obiettivo, ha affermato in aula l'assessora toscana all'ambiente Monia Monni, rispondendo ad un'interrogazione sul tema, è fare tutto il possibile perché chi ha inquinato paghi, aggiungendo che è da tempo in corso un'attività di ricognizione condotta da ARPAT in collaborazione con l'autorità giudiziaria per individuare eventuali altri siti contaminati oltre quelli già emersi. Sono stati forniti dati, è stata fornita anche una raffigurazione delle operazioni in corso e sono anche stati evidenziati degli elementi molto importanti, la volontà della Regione Toscana di costituirsi parte civile, l'appello tra l'altro, ecco questo secondo me le forze di opposizione sicuramente non faranno mancare il loro appoggio per il completamento dell'iter per l'individuazione della struttura commissariale. Sul resto, anche a seguito di una serie di approfondimenti che sono stati anche depositati dall'assessora Monni, così come annunciato in aula in Consiglio regionale, penso che tutti abbiano finalmente la possibilità anche di uscire dall'interpretazione di temi che a volte sentiamo o leggiamo e ci si possa, e questo è lo spirito con il quale anche ho deciso di presentare questa interrogazione, si possa entrare nel merito e si possa affrontare la questione Keu con anche la possibilità di condividere un approccio e schierandosi ovviamente al fianco di chi, come dal nostro punto di vista fa la giunta regionale, sta agendo in maniera molto concreta e opportuna per un raggiungimento di un obiettivo che è quello della sicurezza e la salute ovviamente delle toscane e dei toscani. Non siamo soddisfatti dei tempi, perché in realtà la Toscana e i toscani attendono già da molti mesi l'avvio delle bonifiche promesse, che invece anche per lungaggini burocratiche legate ai procedimenti e all'interpretazione delle norme ancora non sono partite. Inoltre ci siamo presi in carico, perché eravamo stati i primi insieme al nostro capogruppo Torselli a porre la questione del commissario straordinario per le bonifiche nazionali, perché il decreto 152 lo consentirebbe. Ci siamo resi disponibili a sollecitare il governo a procedere alla nomina, perché quando lo proponemmo noi ad addirittura a giugno del 2021 la giunta regionale ci disse di no. Oggi invece hanno cambiato idea, ancora una volta seguono Fratelli d'Italia con un po' di ritardo, e vedremo e speriamo che ci sia questa nomina, perché è giusto e opportuno che ci sia differenziazione fra coloro che hanno ruoli di governo e di gestione dell'ordinario all'interno della regione toscana e coloro che invece si devono occupare di una questione molto delicata, complessa e immediata come le bonifiche. Noi faremo tutto quello che possiamo fare, siamo consapevoli di essere al governo, bene che se ne renda conto anche Gianni e la sua giunta, e l'importante è che il coinvolgimento ci sia sempre a 360 gradi. Per questo abbiamo chiesto all'assessore, e anche su questo finalmente abbiamo ricevuto disponibilità, a tornare in Commissione Ambiente a riferire anche di come sta evolvendo l'accordo di programma, che è alla base di quel rapporto che va chiarito e andava ulteriormente chiarito fra il comparto conciario, che è un comparto da valorizzare e da spingere sempre più nell'interesse dell'economia toscana, e i vertici della regione toscana stessa e gli organi di controllo. Quell'accordo di programma va rivisto ed è giusto che il Consiglio regionale, che ci ha investito e ci investe tantissime risorse da molti anni, sia perfettamente a conoscenza. Da parte di Fratelli d'Italia, massima collaborazione nell'interesse dell'ambiente e dell'economia toscana.
È stato fatto un dibattito sul CEU totalmente insoddisfacente, perché siamo allo stesso punto di più di un anno fa. Ancora si dice partiranno i piani di caratterizzazione, che sono quei piani che permettono e portano poi alle bonifiche, partiremo in alcune aree con le bonifiche, il piano è aggiornato, aiuteremo i comuni. Però la situazione fondamentalmente non è variata rispetto a un anno fa, siamo ancora allo stesso punto. L'unica innovazione è che la Regione ha deciso di mettere a disposizione 10 milioni per le bonifiche. Sì, questi 10 milioni ancora non sappiamo come verranno utilizzati, i tre sono i siti, diciamo, che coinvolgono la Regione, gli altri siti sono in capo agli enti locali che non hanno la strumentazione, non hanno le capacità tecniche all'interno dei comuni. Pensiamo che sono stati coinvolti comuni piccolissimi, con personale a disposizione veramente limitato, che non hanno le competenze per preparare un piano di caratterizzazione e poi riversare i soldi anche che servono per il piano di caratterizzazione e le bonifiche verso gli attori coinvolti. Il procedimento della magistratura è ancora in corso, le indagini preliminari sono chiuse, però ancora non abbiamo notizie in merito, quindi fondamentalmente tante parole, però pochi fatti, poche novità su quello che è l'accordo di programma, poche novità sul piano di bonifica e di caratterizzazione, poche novità sul futuro anche di quel distretto che tanto è importante per la Toscana, che ora oggi verte in una situazione di criticità, perché comunque sempre al centro di questa indagine non si riesce ancora a chiudere tutto l'iter, almeno amministrativo e burocratico, sotto l'indagine CEU. E dopo il caso CEU, un altro argomento sta facendo molto discutere la politica toscana in prospettiva, ovvero il futuro della FIPLI, con l'ipotesi sempre più concreta di un pedaggio per i TIR, come confermato in aula in Consiglio regionale anche dal presidente della Toscana Eugenio Giani, che ha risposto ad un'interrogazione. Per la manutenzione e il potenziamento della FIPLI occorrono 15-20 milioni l'anno e probabilmente sarà opportuno il pedaggio selettivo ai TIR, che possono essere controllati con il sistema satellitare, con 5 grandi strutture che sono archi metallici per evitare i caselli. Lo ha affermato il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, rispondendo in aula ad un'interrogazione del consigliere regionale della Lega e portavoce dell'opposizione Marco Landi. Non è un intervento che si può fare da oggi a domani, ha poi aggiunto Giani. Noi pensiamo che possa realizzarsi da qui a circa un anno, perché occorre approvare lo statuto della società, comporla, poi la società deve fare l'accordo di programma, la convenzione con società autostrade e la realizzazione di queste infrastrutture. E tutto questo, ha concluso, è ancora un progetto e ci vorranno mesi per poterlo attuare. Quindi non devono esserci allarmi o prese di posizione, perché tutto questo verrà affrontato in più sedute dal Consiglio regionale. Abbiamo portato il tema del pedaggio ipotizzato dal presidente della Regione Toscana sulla superstrada Firenze-Pisa-Livorno. Chiaramente questo deve avvenire in seguito alla costituzione di Toscana Strade, che è questo soggetto che dovrà poi gestire questo passaggio di gestione sulla superstrada. Quello che noi abbiamo chiesto è stato intanto di valutare attentamente innanzitutto a chi si riferisce, perché si tratta di un'ipotesi di pedaggio selettivo, cioè per i trasporti oltre le 3,5 tonnellate. Noi abbiamo fatto anche valere il fatto che si potesse pensare a un'ipotesi anche ultraselettiva, cioè soltanto per quei mezzi che vengono da fuori regione e non per i mezzi immatricolati in Toscana. Quindi già questo è un'ipotesi che il Presidente ha preso in considerazione. La questione chiaramente riguarda 40 anni di una strada che nella gestione comunque di questa parte politica non ha mai avuto un approccio sulla manutenzione, sulla sistemazione. Si è parlato della realizzazione di una corsia di emergenza, addirittura si parla anche di una terza corsia per i tratti dove è possibile farla,
e questo è sicuramente un elemento positivo che noi come centrodestra avevamo anche nel nostro programma elettorale. Qualcosa va fatto, però se si pensa di sistemare una situazione come quella della superstrada Firenze-Pisa-Livorno, diciamo lasciata in uno stato di abbandono o di manutenzione sempre straordinaria in questi ultimi 40 anni, facendo pagare il pedaggio selettivo ai trasportatori, ai mezzi, oltre 3 tonnellate e mezzo, a noi non convince, anche perché poi quel pedaggio sicuramente non andrebbe a coprire, si stima un introito di circa 15 milioni, e questo chiaramente non sarebbe un importo sufficiente per poi garantire la sistemazione effettiva di questa strada. Quindi è un percorso lungo che noi abbiamo voluto portare all'attenzione del Consiglio e che sarà tema importante dei prossimi mesi da discutere anche sulla fattività di questa iniziativa, che ci lascia anche sul tema della legittimità perplessi. Sulla Firenze-Pisa-Livorno serve massima attenzione da parte di Italia Viva, verrà monitorato attentamente la progettualità di una società in-house. Quello che serve non è mettere un balzello di natura economica contro le imprese o contro i TIR, con tanti autotrasportatori che tutti i giorni devono percorrere quell'arteria per lavoro, serve fare un grande investimento. La società in-house può essere un'idea, ma noi siamo convinti che il finanziamento debba essere richiesto sul livello nazionale. In gran parte d'Italia è ANAS che fa questo intervento con risorse di bilancio nazionale. Il governo non può esimersi dalla responsabilità politica in Toscana di mettere risorse, di fare questo investimento. La società in-house può essere un buon volano di investimento, ma a nostro avviso gli interventi possono essere puntuali, diretti, e quindi la competenza passare di livello regionale, ma nel contempo ottenere risorse non tanto dalle aziende che lavorano, quanto ovviamente dal governo. Su questo entreremo nei dettagli nel momento in cui la proposta verrà predisposta e arriverà in Consiglio regionale. Adesso è soltanto un'ipotesi. Su questo Italia Viva vuole dimostrare di essere al fianco delle imprese, al fianco degli autotrasportatori, al fianco della Toscana che lavora, che si muove, che produce. Io credo che l'analisi e le considerazioni del Presidente Giani su come porre un rimedio alla situazione che, della Firenze-Pisa-Livorno, che rende impossibile la vita di 2/3 dei toscani per quanto riguarda i trasporti, siano surreali. Sta parlando una persona che non si rende conto di cosa significhi probabilmente riuscire a gestire un'arteria che negli anni 90 è nata con un progetto già vecchio, con delle gravi criticità, e per la quale lui sta pensando soltanto a trovare un sistema per creare una SPA dai costi non meglio definiti, probabilmente per mettere su un CDA di persone nominate, quindi per interessi che non hanno nulla a che fare con la viabilità, e soprattutto basandosi su un rapporto che al momento nessuno di noi ha visto. Un rapporto che è sul piano finanziario, e quello probabilmente sì, sarà riuscito a trovare un sistema per far quadrare i conti, ma sicuramente non tiene conto di cosa significa per tutte le aziende, per tutto il sistema manifatturiero e commerciale, il tessuto economico della Toscana, che nel corso degli ultimi 30 anni è cresciuto intorno a questa arteria. Significa non capirne le conseguenze economiche in un momento, tra l'altro, una circostanza di aumento generalizzato dei prezzi che non ha precedenti. Significa scaricare sull'utente finale i costi di quel pedaggio, perché questo saranno il significato. E se non saranno scaricati sull'utente finale, saranno scaricati sulle aziende. Questi dunque erano i temi principali di questa settimana, affrontati nella nostra trasmissione dedicata alle attività del Consiglio regionale. L'appuntamento con la voce del Consiglio ovviamente per la prossima settimana, sempre su RTV 38. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento. Arrivederci.